L'evoluzione insegna che l'energia, come i lampi o il calore, più la materia, può occasionalmente creare nuova vita. Tuttavia l'intera industria alimentare si poggia sul fatto che questo non può accadere. Esaminiamo un barattolo di marmellata. Contiene della materia ed è esposto alla luce e al calore, ma a meno che una vita esterna lo contamini, all'interno non troviamo nuova vita. Se la teoria dell'evoluzione fosse credibile, sottoponendo il barattolo all'energia, potrei occasionalmente avere alla fine nuova vita. Se andassimo in un negozio e aprissi un barattolo di marmellata, forse raramente dovrei scoprire all'interno della nuova vita. Ma se aprendo il barattolo scopro che non c'è nuova vita, ne sono contento. Forse questo esempio vi farà sorridere, ma speriamo che non lo dimentichiate, perché voi e io ogni anno facciamo miliardi di esperimenti. E questo da diverse centinaia di anni, e non abbiamo mai incontrato della nuova vita. Infatti, l'intera industria alimentare del mondo dipende dal fatto che non avviene nessun tipo di evoluzione. Penso che probabilmente l'anello più debole di tutta la teoria dell'evoluzione sia l'idea che l'origine della vita provenga da sostanze chimiche inanimate. È probabilmente più facile ottenere una persona partendo da una cellula che da sostanze chimiche arrivare alla vita. Ed è questo. Qualsiasi teoria sull'origine della vita sulla Terra o su quella degli altri pianeti è una favola.